Contazione stenografica, la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno lega l'audizione dei rappresentanti di Kyoto Club nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. Ringrazio Gianni Silvestrini, che è il direttore scientifico di Kyoto Club, a cui lascio immediatamente la parola. Prego, dottor Silvestrini, per 10 minuti. Grazie. Buongiorno. Allora, il nucleare sicuramente contribuisce alla riduzione delle emissioni, ma finora è stato troppo costoso, ha visto tempi di realizzazione troppo lunghi, ci sono quei problemi come le scorie, i rischi, che fanno ritenere che questa soluzione è da considerare, ma a fianco di altre che stanno dimostrando in effetti una crescita esplosiva. Ricordo che il fotovoltaico l'anno scorso, 2023, ha fatto 446 mila megawatt, più 88% rispetto all'anno precedente, e quest'anno si avvia a fare 593 gigawatt, cioè più 33%. Cioè, cosa succede? Che in questo momento c'è una corsa esponenziale, una crescita esponenziale delle rinnovabili. Il nucleare avanza a piccoli numeri, un gigawatt in più, 2-3 gigawatt, mentre qui siamo a fronte di 400-500, e parliamo solo di eolico, poi c'è di fotovoltaico, poi c'è di eolico e così via. Quindi questa è la realtà, per cui io non ho una posizione ideologica contraria. Dico che per un paese come l'Italia, diversa situazione che so io in Cina, anche se la Cina la vedremo fra un attimo, o gli Stati Uniti e la Francia, in cui avrà un ruolo nei prossimi anni, ma da noi ritengo molto improbabile che si possa ripartire. Qui vedete l'indicazione dell'evoluzione della produzione di elettricità nucleare: ha avuto un massimo nel 96 con 17,5% di contributo all'elettricità a livello mondiale, mentre adesso è sotto il 10%, quindi il suo contributo è calato nel tempo. E se guardiamo la panoramica complessiva, vediamo che le rinnovabili ormai raggiungono il 30% della produzione elettrica globale, con una crescita molto rapida, come dicevamo, mentre il nucleare sta calando, quindi il rapporto di 3-1, diciamo. Interessante anche vedere che cosa dice l'IEA, l'International Energy Agency, nel scenario net zero nel 2050, in cui si valutano i possibili contributi delle varie tecnologie, e si vede che il solare e l'eolico sono quelli che in maniera più decisa contribuiranno alla decarbonizzazione del sistema elettrico mondiale, quindi dagli Stati Uniti alla Cina, all'Europa, all'Africa. E per il nucleare l'IEA valuta un possibile contributo al 2050 del 6%. Parlavo della Cina, e questo è interessante perché la Cina fa di tutto per uscire dal carbone, e quindi punta sul nucleare, punta sul solare, sull'eonico, su tutto l'idroelettrico. Questo è un dato complessivo che arriva al 2023, e si vede come la crescita delle rinnovabili sia decisamente 6 volte superiore al contributo del nucleare. Quindi la Cina punta anche sul nucleare, ma la novità di questi ultimi anni è che le rinnovabili, con una riduzione drastica dei costi, stanno ottenendo risultati strabilianti. Quindi questa è una novità che fa presagire la possibilità di andare verso una soluzione net zero che si basi su efficienza energetica, rinnovabili e accumuli di lunga durata. Questa è la percentuale di rinnovabili a nuova potenza negli ultimi 10 anni, si vede che oltre l'80% sono rinnovabili, il resto sono fossili. Gli investimenti il solare eolico del 22 erano 490 miliardi contro 29 miliardi nel nucleare. Aspetta interessante, questo è un documento elaborato dal governo italiano, inviato a Bruxelles sul 2050, due cose che si vedono in maniera netta: uno, che la produzione
e la domanda dovrebbe raddoppiare rispetto all'attuale. Noi siamo attorno a 310-320 TWh e dovremmo arrivare invece a oltre 650, perché il processo di elettrificazione, auto elettrica, pompa di calore e così via. E la cosa interessante in questo grafico è che secondo questa analisi la metà della domanda totale a 2050 dell'Italia dovrebbe essere soddisfatta dal fotovoltaico, poi l'eolico dall'altro contributo e così via. Un altro elemento da considerare è questa frase che ha citato Macron, che spiega anche perché la Francia è così lanciata sul nucleare, cioè dice senza nucleare civile non c'è uso militare e senza uso militare non c'è uso civile del nucleare, c'è una fortissima stretta interconnessione in paesi come la Francia e altri paesi che hanno la bomba atomica. Gli Stati Uniti, che erano partiti per prima, hanno grosse difficoltà. Dal 2012 hanno spento 12 reattori. Biden, per dare un po' di ossigeno, ha deciso di investire 6 miliardi di euro per il nucleare. I tempi, abbiamo detto, i tempi di costruzione sono stati doppi o anche tripli rispetto alle previsioni, costi enormemente amplificati. Si vede appunto una curva che fa vedere la durata in anni, che da 5 anni è passata a 15, i nuovi reattori realizzati con i dati. Ultimo flash sugli SMR, perché in questo momento l'Italia in particolare ragiona molto sugli SMR. Ora, io dico, facciamo ricerca, facciamo sperimentazioni. I dati, questi sono i primi. Vedete, NuScale, Xenergy e Hitachi di SMR, e si vede che anche in questo caso NuScale, che è quello che è andato più avanti, aveva avuto l'autorizzazione degli Stati Uniti, poi si è bloccata perché non aveva i costi, erano saliti troppo alle stelle e non ha avuto poi la finanza per andare avanti. E qui si vede che i costi sono alzati moltissimo. Lo stesso vale per gli altri due SMR, cioè sostanzialmente anche per queste nuove realtà, vediamo, è giusto fare ricerca e innovazione, ma a quanto pare stanno seguendo la storia degli altri reattori con costi molto elevati. Questo è il NuScale, che è il più avanti di tutto, che aveva ottenuto l'autorizzazione a livello governativo, ma anche qui i costi sono aumentati moltissimo, tanto che appunto i finanziatori si sono tirati indietro. È vero è che ci sono degli SMR esistenti o in costruzione in Cina, Russia e Argentina, però anche in questi casi, come si vede, i costi sono triplicati, quadruplicati, sestuplicati nei vari paesi. Dopodiché verificheremo i costi, le prestazioni, i problemi, poi ci sarà il problema della localizzazione. È un fatto che noi in Italia, dopo 35 anni, non siamo ancora riusciti a localizzare il sito per gestire le scorie. E quindi penso che sarà un po' problematico riuscire a trovare localizzazioni per nuove centrali. E poi c'è un problema tecnico, cioè la compresenza di nucleare con una quota di rinnovabili che dovrebbe essere il 65% al 2030, al 2035, al 2040 arriverà all'80%. E quindi con una quota di rinnovabili così alta il nucleare fa fatica, perché deve essere ballerino e non è nato per essere ballerino, anche se con gli SMR si cerca di ovviare questa esigenza spingendo uno, accendendo un altro e così via, però indubbiamente non sono fatti per lavorare con un carico di base. Quindi potrebbe essere addirittura, questa è la nostra preoccupazione, un freno alla crescita delle rinnovabili e agli accumuli di lunga durata per far spazio agli SMR. Quindi bene ricerca e sperimentazione, ma in un quadro coerente con il 2050, gli obiettivi 250 sul clima. Eccoci. Grazie. Vediamo se c'è qualcuno che vuole intervenire. Capretti, prego, collega.
Prego, prego. Grazie Presidente, ma solo per ringraziare il dottor Silvestrini e per chiedere, credo possa essere interessante a tutta la Commissione, se gentilmente può mettere a disposizione la sua presentazione, che credo sia meritevole di un approfondimento, in particolar modo per quanto riguarda i dati che sono stati esposti, e anche rilevo l'utilità di una sua diffusione, perché molte di queste informazioni chiaramente non sono conosciute. Grazie. Grazie, ringraziamo quindi il direttore scientifico del Kyoto Club, che è Gianni Silvestrini, per il contributo reso ai nostri lavori, e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie. Grazie a voi. Riuscite a vedermi? Riuscite a sentirmi bene? A posto? Tutto ok, benissimo. La sentiamo e vediamo lo schermo. Ok, perfetto. Allora va bene, la mia presentazione è molto breve, diciamo, dovrebbe rimanere nei 5 minuti che abbiamo detto. Allora, io partirei per parlare di questa cosa dalla comunicazione della Commissione Europea e Clean Planet for All del 2018, novembre 2018, che diciamo sulla base della preoccupazione climatica che tutti noi conosciamo, sostanzialmente prevedeva un obiettivo molto chiaro dal punto di vista energetico, che è quello di andare nel panorama elettrico europeo all'80% di elettricità prodotta, scusatemi ma ci sono dei messaggi da Teams, diciamo l'80% di energia prodotta da rinnovabili e 15% prodotta da nucleare, sostanzialmente per avere una fonte stabile da questo punto di vista. Questo anche per venire incontro ai problemi, no? Tipo quello dell'inquinamento dell'aria, che fa qualcosa, come la detta della Commissione, 500.000 di morti premature. Questo per dire che in sostanza la Commissione già a quell'epoca aveva in mente uno scenario che comprendesse il nucleare, tanto è vero che nel cospicuo rapporto in supporto a questa diciamo a questa comunicazione, come vedete da questo grafico dove ci sono queste parti delle barrette degli istogrammi gialle, il nucleare è sempre presente in frazioni diverse a seconda del tipo di scenario ipotizzato. Sono scenari solo ipotizzati, ma diciamo presi a riferimento. Se passiamo a vedere i dati che abbiamo a disposizione, questi sono dati che ho preso domenica mattina quando ero a Francoforte in aeroporto, quindi sono un po', come posso dire, viziati dal fatto di essere stati presi in un particolare momento. Si può notare che l'intensità di gas serra prodotto per unità di kilowattora dalla risorsa Electricity Map sia molto bassa per la Francia e per molti paesi che combinano nucleare, rinnovabili e rinnovabile sostanzialmente, e idroelettrico ovviamente, che è una forma di rinnovabile. Se si guarda il caso della Francia e si contrappone per esempio al caso della Germania, si nota che ovviamente il contributo del nucleare fa abbassare moltissimo il contributo di gas climatteranti per kilowattora rispetto al caso della Germania, dove pur con un'installazione enorme per quello che riguarda la potenza installata, l'utilizzo che ne viene fatto solo parziale da, per esempio, in questo caso, che è un istante particolare, anzi una media oraria particolare, un valore diciamo maggiore di più di 10 volte. Questa invece è la situazione dell'Italia, che nello stesso momento con idroelettrico, fotovoltaico, ma soprattutto gas, anche quella raggiunge valori abbastanza elevati. Ora, queste erano però, come posso dire, delle istantanee di un'ora particolare, di un giorno.
Questo invece da Bot Electricity è un grafico che rappresenta l'intensità e la sua distribuzione oraria, cioè le medie orarie, quindi la sua distribuzione in tutto l'anno, anzi nei mesi, scusate, che vanno dal 1° gennaio al 1° luglio del 2024, quindi sono i primi 6 mesi. Vedete che la Germania, pallini diciamo marroni, ha una diciamo, dispersione dell'intensità di. Diciamo di CO2 equivalente molto grande proprio a causa del fatto che quando ci sono le rinnovabili diventa abbastanza bassa, quando le rinnovabili non ci sono devono compensare con carbone. La situazione dell'Italia è simile, qui noi compensiamo con gas, le potenze prodotte sono minori perché diciamo, produciamo di meno, la Francia, come vedete, a causa della presenza di carbone ha valori più bassi. Se andiamo a vedere la storia passata, qui aiutandomi con un grafico che è stato fornito dal collega Giuseppe Zollino dell'Università di Padova, si può notare per esempio la decarbonizzazione che ha subito il sistema elettrico francese nel 15 anni, sostanzialmente dal 1975 fino all'89 più di più, sostanzialmente, diciamo a causa del fatto che hanno costruito in questo lasso di tempo le 56, circa 56 centrali nucleari che sono ora in funzionamento. Questo per dire quella che è la possibilità. Diciamo quello che è il potere del nucleare di decarbonizzare un settore energetico. Avete visto nel caso della Francia quanto è stato efficace in pochissimo tempo, dove hanno costruito diciamo, decine di impianti veramente in breve tempo. C'è stato un rapporto del Joint Research Center sui rischi del nucleare, perché a questo punto ci si è posto il problema, beh, può decarbonizzare, però potrebbe avere altri effetti nocivi e quindi è stato affrontato quello che si chiama il problema del do no significant harm, cioè se non faccia qualche altro danno significativo. Passo subito alla conclusione di questo rapporto, la cui lettura consiglio a tutti perché è veramente molto accurato e anche esteso, che dice che le analisi non rivelano nessuna evidenza scientificamente basata che il nucleare faccia più danno alla salute umana e all'ambiente di altre tecnologie di produzione che sono già incluse nella tassonomia. Questo era stato chiesto proprio dalla Comunità Europea per poter introdurre il nucleare eventualmente nella tassonomia. E la von der Leyen fece una dichiarazione nella quale dice che appunto, abbiamo bisogno di una sorgente stabile che è il nucleare, che stabilizzi quella instabilità che si ha nel caso delle rinnovabili intermittenti. Qui vedete alcuni dei dati su cui non indugio perché sono dati che trovate nel rapporto e comunque sostanziano questa conclusione. Vado molto veloce perché so che il tempo è limitato. Allora, a questo punto la domanda può essere quale energia nucleare sia necessaria per la decarbonizzazione. Qui c'è da fare un pochino qualche chiarimento. Si parla spesso della fusione, però se vedete, diciamo, in questo diagramma sostanzialmente che mostra quello che è, faccio vedere un pochino più grande, quello che è la timeline per ITER ed EMO, che sono i due progetti più importanti a livello europeo, ma anche mondiale, devo dire, per il confinamento magnetico. Vedete che DEMO, che è l'impianto che dovrebbe produrre energia elettrica, ITER non lo produrrà, ha un orizzonte temporale per la produzione dell'ordine del 2060, il che significa che la fusione nucleare è un'idea bellissima, però per la decarbonizzazione è ben difficile che possa avere un impatto. Per quanto riguarda la quarta generazione, spesso se ne parla, sono reattori, sono 6 progetti di reattore, io in particolare studio questo, mi occupo di questo Supercritical Water-Cooled Reactor. Sono tutti in fase di analisi, di ricerca soprattutto, hanno tutti dei problemi legati alla resistenza dei materiali alle più alte temperature a cui dovrebbero funzionare. Beh, questo è un esploso, un pochino più. E quindi diciamo anche la quarta generazione effettivamente potrà dare forse un contributo, ma ancora richiede tempo. La terza generazione è al momento la proposta attualmente disponibile, più affidabile, qui vedete l'EPR e la P1000 che sono i due reattori francese e americano che vengono al momento commercializzati. Ci sono poi gli SMR, Professore, ha queste un minuto sicuramente ancora, un sì, minuto. arrivo, sì, sono in chiusura. Gli SMR, diciamo, c'è l'European Industrial Alliance sugli SMR, a
cui abbiamo aderito anche come Università di Pisa, e ci sono, cioè, credo che diciamo, il numero di aziende e università più numeroso in questa alliance sia proprio italiano, dopo la Francia, scusatemi. Gli SMR che ereditano dal reattore ad acqua leggera sostanzialmente l'esperienza, ecco, sono una grande speranza in questo settore proprio per questo. Allora, diciamo, chiudendo, diciamo, quale energia nucleare è utile? Abbiamo visto che l'energia nucleare è utile per la decarbonizzazione. Quale? Abbiamo detto che la fusione è un'idea eccellente, ma bisogna aspettare un po'. Quarta generazione, diciamo, è un pochino più a portata di mano, ma anche qui ci sono problemi da risolvere. I reattori di terza generazione sono quelli che sono disponibili, i reattori di piccola taglia sono lo sviluppo su cui si sta studiando adesso, che quindi potrà essere probabilmente disponibile per un contributo tra poco. Ricordo e chiudo che in Italia abbiamo ancora, perché c'era mi sembra un vostro interesse su questo, abbiamo ancora un sistema formativo che produce ingegneri nucleari, ne abbiamo prodotti di illustrissimi che sono per esempio all'MIT, tanto per dirne uno, e con un consorzio di università nucleari, Politecnico di Milano e Torino, che hanno ingegneria nucleare, le altre università che hanno ingegneria energetica e nucleare, tutti introdotti in associazioni internazionali come ENEN e FuseNet per gli studi, e abbiamo ancora un'industria coinvolta nel settore della fissione e della fusione che, come saprete, è di tutto rispetto. Quindi con questo vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere rientrato nei tempi. Grazie professore, c'è qualcuno che vuole prendere la parola? Posso Altrimenti. terminare la condivisione magari, oppure no? Sì, Dica. ho terminato, certo. Altrimenti ringrazierei Walter Ambrosini, professore di impianti nucleari presso l'Università Studi di Pisa, per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie professore, buona giornata. Arrivederci, grazie a voi.